Per non confondervi, di Andrea Barnabè, 23 aprile 2023. I veri Mad Bad pleiadiani, sia olografici che fisici, saranno dati alla Terra dopo il 2026, quando cadranno i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Quindi prima dobbiamo assicurarci che lo stato profondo, il controllo, sia stato disinstallato e poi in seguito verrà data la tecnologia. Perché come tutta la tecnologia spaziale di intelligenza artificiale può essere usata anche per il male. Allora i letti saranno vigilati e controllati da medici militari dei capelli bianchi, anche delle forze delta pleiadiane in superficie. Saranno loro a decidere quali esseri umani sono ammessi o dove sarà indicato mettere i letti. Il primo utilizzo non sarà per la popolazione comune, ma verrà installato per il vero significato. Inizierà con l'Africa, riconfigurando tutti gli esseri umani che sono stati danneggiati dalle sperimentazioni di farmaci e così via, dalla poliomielite, eccetera. Sappiamo tutti che l'Africa è stata la popolazione che hanno usato come cavie da laboratorio. Poi sarà usato per tutti i soldati mutilati nelle varie guerre. E infine sarà dato agli esseri umani comuni per resettarsi dalle malattie e dalla vecchiaia. I Mad Bad non sono per scopi estetici come conosciamo qui. Servono per la riparazione delle coordinate del DNA e per stampare organi o membra mancanti, sia per difetto di nascita che per mutilazione da guerre, per esempio. Solo nel 2031-2036 questi Mad Bad saranno normali per noi. Ultima precisazione. Non verrà mai pagato un solo centesimo per il loro utilizzo. Faccio questa precisazione perché vedo che tutti sono confusi nell'acquistare trattamenti in letti come questi. Ripeto, acquistare? No, signori, non faremo mai pagare un solo centesimo per l'uso di questi letti. Quindi viene chiarito cosa sono e sotto quali aspetti di stretta regolamentazione useremo questa tecnologia pleiadiana. Il resto delle cose simili che vengono fuori non sono i letti medici. Andrea Barnabè, informando sempre per il bene più alto, pace e bene per la nostra umanità. Traduzione e voce Marina.